Comunque è scemo dalla nascita. Cioè, ma secondo te me le scrivo da solo? Toh, scrivi. Dammi. No, vai, scrivi. Dalle Arena che tu non sai scrivere. Dai. Dai, che aggiungevo roba. Ok. Allora. Okay. Aspetta, volontà 1. Volontà 1, veloci, no, che dobbiamo andare. Volontà 1. No, del faraone Lion, scusami. Uno. Volontà 1. Allora, voglio che venga costruito un monumento dopo la mia morte per me con Sbobello. Voglio che ci siamo io e Sbobello. Stai scrivendo. E che io cavalco Sbobello. Beh, è un po' eccessivo, faraone. È un po' volante? Deve essere gigante. Gigante. Io sopra di lui. Un po' dietro di lui, che lo tengo. Ma, non è un po', un po' tipo un po' così. No, ho capito. Stai zitto. Ok. Poi, volontà 2. Ok. Un attimo. Ok. Sì? Che la rapitrice rimanga nemica del regno successivo. Questa è la mia volontà 2. Questo sarà ovvio, secondo me. Lei tanto ignorerebbe sicuramente le mie volontà, quindi non ha senso pensarci. Va bene, poi volontà 3. Che la piramide venga preservata e usata come mio mausoleo. Vuol dire dove vengo sepolto. Mausoleo. Certo, i faraoni venivano sepolti con le loro ricchezze. La piramide è quella, è una tomba, tipo. E con le mie ricchezze. Scrivi. No, aspetta, ma non le vuoi neanche. Cioè, dopo torni, non le vuoi di nuovo. Vabbè, io me le trafugo di nascosto. Tipo Indiana Jones. Non si può. Dai, però non può trafugare la propria tomba. È un po' illegale, però. Certo. Hai scritto? Certamente. Ok. Volontà, ultima delle volontà. Ultima delle volontà. Per noi. No. Questa non è, cioè, dai. Non c'è proprio. Ultima delle volontà, Chico venga fustigato ogni giorno del mese a celebrazione della mia morte. Cioè, io sono morto, per esempio, muoio oggi, è 28. Tutti i 28 di ogni mese Chico deve essere fustigato per ricordo. Vabbè, tra un mese ci ripensiamo al massimo. Ma sono idee stupende. Ok, questa è sarà, scrivi, no, scrivi. Manca una cosa. Aspetta, sarà la festa della fustigazione del ricordo. Suona bene, suona veramente eccellente. Ok. Voglio anche quella festa. Sì. Ok, cosa vuoi dire? Ti ricordi, vedete, Tutankhamon? Certo, amico mio di infanzia. Se tu vai a dove a profanare la sua tomba, c'è, cioè, tipo la maledizione, mi sa che devi scriverla, è una maledizione. Allora sì, vero? Maledizione, instaurare maledizione, aspetta, nel mausoleo, aspetta. Che quando maledizione. Entri ti cadono le palle. Ma scusa. Ok. Quando entri, devo scrivere quando entri, ti cadono le. Silenzio, okay. Le vostre madri in barca a vela. No, devi scrivere di instaurare la maledizione qua dentro. Oh. Se sbaglio, chiappo il telefono, ma faccio filotto. Ma devi instaurarla te la maledizione. Sì, vabbè. Hai scritto. Quindi è volontà maledetta, che cavolo. Ma scrivi quello che sto dicendo io, ma cosa. Non devi reinterpretare, devi scrivere. Scema. Ecco qua. Oh. Stavo rompendo il martello. Ma la maledizione è già iniziata, già scritto. Io me ne vado via. No, sono ancora vivo, non sono morto ancora. Ah, ok, però la maledizione qui diventi tipo un fantasma. Ma no, è solo quando muoio che inizia la maledizione, vuoi non leggere? Prima. Spero tu.